Uno davvero, presidente. Davvero. Visto. Abbiamo una sensazione perché la stanchezza ha fatto la differenza questa partita. Insomma, alla fine il pareggio poteva essere anche la cosa più giusta alla fine, no? Peccato, ho rivisto l'immagine, un'altra svista, un bel fuorigioco, però ci sta tutto, dai. Presidente, non è la sensazione però, mi dispiace, che si sbagli sempre in un'unica direzione? Ma non lo so, beh, l'Inter è al mese che si lamentava, quindi immagino che loro non hanno mai preso un rigore tutto, ma non è quello. No, ma beh, se non stiamo a pensare è una svista, però insomma, peccato perché stavamo su un 1-1, la squadra aveva recuperato, erano qualche minuto che cominciavamo ad avere un bel possesso, palla. Adesso pensiamo alla Coppa, che è importante, pensiamo che siamo in finale di Coppa Italia, forse un leggero, ma non era neanche il calo di tensione. Abbiamo anche paura di questo, invece, guarda solo, si è sentita un po' la stanchezza, non aver potuto far cambiare un po' di titolari. Alla fine credo che dal mio punto di vista che un pareggio forse sarebbe stata la cosa più giusta, anche se abbiamo visto un ottimo Inter, un Inter di ripresa. Convinto che se tenevamo ancora qualche minuto sull'1-1 sarebbe stata forse anche un'altra partita, però alla fine. Il lato positivo è che è tornato Gomez. Mario Gomez. Sì, sì. Gomez che può giocare anche con Matri, quindi ecco, vediamo quelle belle poche certezze, prendiamo tutto quel poco di positivo che si può prendere da una sconfitta come questa. I ragazzi non ne escono certo ridimensionati, non è una sconfitta che contro un'ottima squadra che ti fa pensare a qualcosa, no? Soprattutto lo sappiamo, l'obiettivo è che siamo sempre lì adesso. Vediamo cosa fa domani in Napoli, ci guardiamo dietro contro le quinte, le seste, questo lo sappiamo, il campionato è lungo, è difficile, abbiamo la Coppa giovedì, si sa, quando si hanno tre competizioni, pensiamo che siamo rimasti solo due squadre a fare tre competizioni, noi e il Napoli, guardiamo tutte le cose positive, poi i ragazzi sanno ripartire subito anche da una sconfitta così, è una sconfitta che brucia, ma non è una bruttissima, seppur sconfitta. Ripeto, sull'1-1, se non fosse stata per quella svista, poteva impostarsi un'altra partita e si vedeva veramente un bel possesso palla della Fiorentina. Il vostro stile è sempre stato quello di restare tranquilli davanti a certi tipi di episodi? Sì, sì. Non ha voglia di farsi sentire, di magari tornare... Ma farsi sentire dove? No, nel senso che... No, dico semplicemente... Dite sempre, farsi sentire. No, Presidente, semplicemente... Non so, c'era Brasca faccio stasera? Stasera non c'era. Faccio per fare un esempio. Vabbè, cioè, tornare con la sua presenza in Lega, a calcio, allora, direttamente. Quindi tu dici, mi siedo in Lega, non mi danno per un fuorigioco così netto, mi alzo e dico, cioè, mi chiudo in una stanza con qualcuno, non so, non... No, se c'è, ditemi voi, perché io non lo... è anni che sento sempre dire il palazzo, ma io non capisco. Ma ti rigiro la domanda a te, cosa dovrei fare? Farmi sentire con che? Dirmi domenica mi devi dare un rigore? Ma con... Non c'è queste due domande giustificate per il dire. No, sono sviste che capitano, ottimi arbitri, ottimi segnalini, come credo ci siano stati questa sera. Questo è un ottimo arbitro. Certo, rivederla si vede che è abbastanza netta, ma evidentemente non l'ha vista. Io è solo e l'unica risposta che mi do. Poi su tutto il resto, palazzi, non palazzi, tutta... Io non farei un po' di dietrologia anche su questo discorso. Noi ci facciamo rispettare, ci siamo sempre fatti rispettare. Qualche volta ti capita, è un periodo magari che ci sono più sviste nei tuoi confronti. D'altronde, Mazzarri è Messi che dice che non gli danno rigore, evidentemente stasera magari c'è stata una svista sul favore. E questo è un po' il calcio, no? E cosa... Non ho altre risposte obiettivamente da darvi, anche se io sono arrabbiato, non è che mi vedi così sereno, ma mica sono sereno. Poi se devo, ma non c'è da farsi sentire, non c'è nessun posto dove mi devi far sentire. Le immagini parlano chiaro e chiuso là. E le guardano tutti le immagini, non è che forse quello, farsi sentire da una realtà. Se posso semplicemente una domanda, sta per essere incaricato come premier il sindaco di Firenze, mancano poche ore, un suo giudizio su questo possibile incarico politico a veramente un in bocca al lupo, ci ha parlato. Un in bocca al lupo perché il momento è delicato per l'Italia, noi crediamo tutti che potrebbe essere la persona giusta in un momento così delicato e anche molto coraggio. Quindi questa chance a questo punto dobbiamo essere assolutamente tutti ottimisti, noi come popolo italiano, perché non si può essere diversamente. Talmente delicato il momento che io credo che adesso aspetterà un po' lui, adesso non so ancora, sarebbe sia di giorni, no? Mi dico. Sì. Lunedì. Grazie ancora, Presidente. Pensiamo adesso alla Coppa e lunedì a Parma. Grazie, Presidente.